la situazione al riguardo, visto che è una materia molto interessante e interessata da parte degli organi e dei competenti. Quindi volevo chiarimenti al riguardo per dare le risposte adeguate a chi mi ha fatto richiesta. Grazie. Lo facciamo subito e poi entriamo nel... Allora, no, dico al consigliere Clemente che sa con quanta tenacia, quanto passione ci abbiamo messo e quanto sacrificio per garantire questo presidio di legalità su Menti. E ora per dare la risposta, visto che c'è qualcosa che si è inceppato in questo meccanismo delle tre unità, e precisamente si parla dell'unità che va messa a disposizione del giudice di pace del comune di Montevago. Ora proprio chiedo al sindaco di Montevago, che segue giornalmente questa vicenda, perché e cosa è successo e soprattutto come in tempi brevi, se non brevissimi, possiamo colmare questa lacuna per garantire appunto l'efficienza, l'efficacia del giudice di pace di Menfi, che come ben sapete è stato forse l'atto fino ad oggi che ha interessato l'Unione dei Comuni, dove tutti i comuni si siamo resi conto di questa esigenza e abbiamo fatto, penso, il nostro dovere, guardando più agli interessi del territorio ma non agli interessi delle singole comunità, proprio per anche segnare il passo di un percorso nuovo dell'Unione dei comuni, che ci siamo più volte dette, che ha un senso e una possibilità di un futuro migliore se tutti noi ci rendiamo conto di fare parte di un comprensorio più vasto, che è appunto l'Unione dei Comuni, e non ci perdiamo talvolta a cercare di difendere pedissequamente quello che può essere l'interesse di ogni singolo comune. E, sindaco di Montevarchi, se cortesemente puoi rispondere alla consigliere Clemente, così facciamo il punto della situazione. Io ho consultato tutti ed ho riferito alla giunta
la Giunta dell'Unione, laddove hanno ritenuto opportuno fare aderire il Comune di Castel Volturno all'Unione Interessicana. Dopodiché ci sono state tutte le diligenze che poi leggeremo nella proposta di deliberazione da parte del Comune di Castel Volturno, c'è stata la Giunta di Castel Volturno, dopodiché il passaggio del Consiglio Comunale di Castel Volturno. E oggi siamo qua noi appunto per votare in maniera definitiva l'adesione del Comune. Allora, la dottoressa Cantone dice che dobbiamo votare e la sussistenza dei motivi d'urgenza, il riconoscimento della sussistenza dei motivi dell'urgenza, che sono, si possono valutare appunto nella necessità di portare avanti tutti gli atti gestionali, tutti gli atti susseguenti alla lesione della condotta. Quindi il Consiglio deve riconoscere questa sussistenza. Va bene, allora finisco il mio intervento con una che l'urgenza, sì, infatti sono. Infatti con l'articolo 21 della legge 48 del 2009 i comuni fino a 5.000 abitanti sono chiamati ad esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, proprio le funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, istruzione pubblica, di abilità, trasporti e gestione del territorio e dell'ambiente. Poi la legge del 122 del 2010 impone ai comuni il contenimento delle spese per l'esercizio appunto delle funzioni fondamentali che sono ritenute obbligatorie dal comma 26. L'obiettivo dell'amministrazione è erogare servizi migliori contenendo i costi e quindi migliorare l'efficienza e l'efficacia di ogni singolo servizio. Per i comuni di piccole dimensioni è ormai divenuto insostenibile garantire anche per il patto di stabilità in maniera adeguata tutti i servizi per le singole risorse di bilancio che ogni ente locale ha a disposizione. La legislazione regionale e nazionale è appunto orientata, come visto che è orientata, a stimolare comune e gestire in modo associato, come in modo associato le funzioni, con assetti organizzativi diversi, quali le convenzioni, le associazioni, le unioni, le fusioni, i consorzi o ambiti territoriali, molti proprio devono assicurare l'efficienza, l'efficacia in termini di economia e di risparmio. Ecco l'esigenza tipo di nostra già da 2 anni a questa parte di ritagliare, come diceva il sindaco di Castel Volturno, a gentile Presidente del Consiglio di Castel Volturno, e di ringraziarvi per la scelta che certamente per noi ci consiglia, il fatto che Castel Volturno abbia scelto l'Unione dei Comuni delle Terre Sicane, questo elbo per il territorio vicino, per noi è certamente motivo di grande soddisfazione, vuol dire che questa zona è vista bene, e allora abbiamo una responsabilità oggi in più, che è quella di non deludere le vostre attese. Per le cose che diceva il Presidente, Castel Volturno penso che ha una storia che veramente affonda le radici nella notte dei tempi e su cui non voglio certamente soffermarmi. Per noi, come dicevo, è un onore avere Castel Volturno con noi, perché penso che Castel Volturno possa dare un ulteriore contributo allo sviluppo di questa zona. È una bellezza che arricchisce le terme di Montevallo, l'Adranone di San Luca, il nostro parco letterario, il bel mare e l'agricoltura di qualità di Menfi. Diciamo che un altro tassello importante oggi si aggiunge a questa esperienza, caro Paolo, e di questo noi ti siamo veramente grati e faremo tutto ciò che è nelle nostre possibilità per creare questo percorso virtuoso e per far sì appunto che questo paese, il paese del presepe, penso che ci ha fatto un bel regalo di Natale, visto che oggi siamo quasi proprio all'antivigilia, un bel regalo di Natale per tutti noi, appunto quello di accogliervi a braccia aperte, perché questa è una zona ed è un popolo delle terre sicane, che appunto abbiamo anche la montagna delle terre sicane,
che penso che tutte e quattro le comunità è fatta di persone laboriose, persone per bene, ma soprattutto di gente che ha il senso dell'accoglienza e dell'ospitalità. Noi ci misuriamo tutti i giorni, come tu ben sai, con le difficoltà che hanno i comuni, che hanno gli enti locali per far fronte a una situazione di assoluta emergenza, che è appunto la situazione che segna il nostro periodo. Però sono convinto e fiducioso, e il cuore mi si riempie di speranza, di questi segnali positivi, vuol dire che noi tutti insieme realmente penso che vinceremo la sfida di questo periodo, la sfida di garantire ai nostri cittadini un'esistenza, non dico, ma quantomeno serena, visto che si parla di Natale. E poi che dirvi, non voglio aggiungere altro, iniziamo questo percorso, iniziamo insieme, iniziamo con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare, e vuol dire che poi alla fine penso che arriveremo appunto ai risultati che tutti noi speriamo. Io ringrazio già in anticipo, perché penso che il sentire è comune, e anche questo è una prova sicuramente una prova di maturità della nostra comunità, perché appunto per quelle che sono le notizie che ho, non c'è stato nessun dissenso in nessuno dei paesi che già fanno parte dell'Unione delle Terre Sicane, e questo è anche un segnale importante, come mi ha fatto piacere che anche il comune di Cartabellotta alla fine all'unanimità ha fatto questa scelta. Io vi ringrazio ancora, colgo l'occasione, visto che poi mi taccio, per augurarvi a tutti un Natale felice, un Natale sereno, e speriamo che il 2015 appunto possa essere un anno positivo e un anno dove tanti dei nostri programmi possono realizzarsi. Grazie, e Paolo, benvenuto, e benvenuto dottoressa Di Safi. Va bene, benvenuti fra noi, grazie. Presidente, dammela per letta, perché ce l'abbiamo, come è stata illustrata. Come? Siccome è stata illustrata, siccome abbiamo tutti copia, diamola per letta. Magari il dispaggio per quanto riguarda lo schema, l'atto di adesione del numero dei comuni, però adesso della proposta va a letta. Ce l'abbiamo. Facciamo una tendenza con le corrette per andare. Aspetta, correttissima, diamola per letta. Previa definizione
definizione dei rapporti finanziari indicati ai punti 3 e 4. Trasmettere copia della presente deliberazione Comune di Menfi, Montaloro, San Luca di Scilia e Santa Margherita di Bece e naturalmente al Comune di Caltabrandotta. Dopodiché, se il Consiglio ritiene, deve dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Questo è quanto prevede la proposta. Prima di passare al voto, se ci sono interventi, prego. Grazie, io molto brevemente volevo rappresentare l'augurio del Consiglio Comunale di Nampuca alla nuova amministrazione che si addentra nella nostra Unione dei Comuni e molto brevemente volevo appunto sottolineare che lo sforzo che ha fatto la politica nel corso di questo periodo trasposto da queste amministrazioni comunali, da questi consigli comunali, dei quattro comuni finora costituenti l'Unione dei Comuni appunto della Sicale, non è stato vano, anzi ha prodotto frutti, sta promuovendo molto l'elaborazione anche di convenienti di servizi, già come Comune di San Luca ci siamo attivati, già nel 29 abbiamo avuto il servizio del territoriale, del generale committenza, già del comune, però parlavo con gli altri presidenti dei consigli, si stanno attivando, qualcuno già ha fatto l'approvazione e rivolgo al sindaco di Caltabrandotta, devo dire auguri alla presidente, che abbiamo la presidente Montaleone che è abbastanza imbarazzante nell'attività anche del consiglio dell'Unione stesso e oltretutto voglio ribadire che sempre più attenzioniamo la funzionalità anche del personale che è conferito all'Unione, cercando sempre più di disporlo per quello che è possibile a servizio appunto del conferimento, usando il principio proprio dei servizi che abbiamo una mano conferendo. E concludo con i miei auguri, così appunto non terremo più di buone feste a tutti e un augurio anche di buonanza serena. Nell'esprimere il mio apprezzamento io vorrei sottolineare come la volontà della comunità di Caltabrandotta, qui rappresentata dal sindaco e dal presidente del Consiglio Comunale, contenga implicitamente un apprezzamento, è stato accennato anche dal presidente dell'Unione Franco Valenti, un apprezzamento implicito per il valore e la scelta di questa Unione dei Comuni. E credo che, come è stato detto, sia un arricchimento reciproco. E dobbiamo tutti essere consapevoli del valore aggiunto che oggi registriamo, perché non è soltanto la storia ragguardevolissima del comune di Caltabrandotta, ma veramente un giacimento culturale, un patrimonio monumentale, paesaggistico, eccetera, veramente di primo ordine, che completa e integra il ventaglio dell'offerta turistica e culturale che oggi l'Unione può annoverare tra le sue risorse. Quindi veramente dobbiamo essere orgogliosi. Ed è una ragione in più per me, ma anche per tutti noi, per tutta la nostra comunità, per conoscere meglio il comune di Caltabrandotta, per integrarci e per andare avanti insieme. Mi auguro anche che questo passaggio storico che noi stiamo scrivendo insieme rappresenti anche e costituisca un impulso ulteriore, un rilancio complessivo dell'Unione, diciamo, nel suo insieme. La ragione d'essere dell'Unione dei Comuni non è soltanto quella di ottenere economie di scala, oggi assolutamente necessarie, ma è, io sottolineo sempre, la condivisione di un orizzonte di civiltà e di cittadinanza comune, condiviso. E penso soprattutto al tema della difesa del nostro paesaggio, del nostro ambiente, al tema della difesa delle nostre risorse, a cominciare dall'acqua pubblica, al tema dell'autonomia energetica dei nostri comuni, della condivisione, diciamo, di una tutela del nostro ambiente naturale, della difesa da quelli che sono i veleni, delle aggressioni che oggi il territorio nostro qui è sottoposto da parte di iniziative territoriali esterne, eccetera. Oggi dobbiamo fare fronte comune, quindi questa è un'ulteriore ragione per fare, perché l'Unione fa la forza,
per condividere insieme questo obiettivo e per promuovere percorsi di sviluppo, quindi anche il tema dell'accesso ai fondi europei, percorsi di sviluppo che siano compatibili con quella che è la vocazione agricola del nostro territorio. E quindi saluto questo momento, sono orgoglioso di essere testimone attivo di questo momento di crescita dell'Unione e mi auguro anche che questo possa costituire un impulso in più per la crescita complessiva dell'Unione Comunità Messicana. Due parole, perché abbondantemente è stato dibattuto il tema dell'ingresso del Comune di Caltabellotta. È chiaro che anche il gruppo consigliere di Menzi esprime apprezzamento e grande soddisfazione per questo rafforzamento. Si tratta di una scelta, quella del Comune di Caltabellotta, che noi riteniamo strategica e lungimirante. Lungimirante perché arricchisce ulteriormente quel percorso di rilancio dell'istituzione sovracomunale che nel novembre 2013 abbiamo intrapreso attraverso delle modifiche statutarie importanti. È una scelta che rafforza ancora di più lo spirito di coesione e di collaborazione tra queste comunità che risiedono in questo territorio, comunità che se per certi aspetti sono diverse, per altri versi si integrano reciprocamente nel tentativo di armonizzare risorse e potenzialità che vanno indirizzate verso un unico traguardo, che è quello appunto del rilancio e dello sviluppo socio-economico del territorio. Ed è proprio lì la sfida, nel promuovere ed esaltare a 360 gradi lo sviluppo socio-economico del nostro territorio, mettendo in rete, in sinergia, attraverso la cosiddetta formula fare sistema, tutte le potenzialità e il patrimonio di cui disponiamo. Penso al borgo medievale di San Buca, ai vicoli saraceni, alla città presente di Caltabellotta, tanta decantata in campagna elettorale, assieme alla volontà di incentivare l'albergo diffuso e fare diventare Caltabellotta capitale dell'olio. Penso all'acquaraggio, al vino di Menzi, all'agricoltura fiorente, alle eccellenze enogastronomiche, alla terra del Gattopardo. Se noi riusciamo a fare sistema con tutte queste risorse, possiamo veramente destagionalizzare i flussi turistici e ogni comune avrà l'obbligo e la capacità di fare una brochure, a nostro avviso, che proprio sintetizzi questo percorso comune di crescita del territorio. Auguri di buona festa a tutti, scusate. Grazie, professore, prego. Grazie. Qui noi oggi siamo chiamati a coordinare la crescita di un territorio che si arricchisce ulteriormente con un apporto di Caltabellotta e non possiamo altro che essere soddisfatti di questa loro presenza e del fatto che abbiano scelto la nostra opinione, ma quello che potremmo fare all'interno di un territorio che è vasto e contempla anche quando è comune così da libero consorzio di scelte. Ci sono molte sfide che dobbiamo affrontare e faremo sicuramente che riguardano la donazione di questi contatti, sfide che riguardano la centrale di competenza, sfide che riguardano tutta la serie di problematiche che affronteremo, anche perché non voi città ormai si manifestano dall'oggi al domani con delle reti di stabilità che destabilizzano completamente perché sono le nostre risorse economiche e finanziarie. Spero che questo cammino sia un cammino che ci porti a una maggiore prosperità delle nostre terre, Thank you.
funzionale e ringraziarmi di quel provinciale e anche il senso che anche per me è sicuramente però un altro di tante grazie a te e sono grato per questo. Poi voglio ringraziare i figli del presidente di questo caso, ma anche Leo, ci chiamo Leo Foco, il bastardo, e tutti, mi pare che dici invece ho dimenticato. Insomma, mamma mia, l'importanza di un dimenticatore. Beh, poi voglio ringraziare uno per uno come consigliere, come comune, in me stesso, tutte le comunità che ci avete accolto. Io, al contrario, non dovete dirmi grazie perché noi vi abbiamo scelto. Io ringrazio voi perché ci avete accettato. Ma per me la cosa importante è fare sistema, diceva bene Viola e il mio collega Ferrara, non posso permettere di andare con me. Perché senza sistema oggi sicuramente non si va da nessuna parte, non ci si arricchisce come dire, la vita della nostra storia. La Presidente è stata ed ha ricevuto molte complimenti alla nostra terra, al mio compagno, che sicuramente ha lasciato antica. Pensavo che una cosa fosse ai miei, no, ha avuto un lato su sé, qualche cosa non è ma nasce all'antica. Noi siamo stati, nasciamo come Etiopia, siamo stati distrutti. Che ci siano stati in quei tempi, ci sento lo stesso, ma voglio ritornare al comune, non solo il mio territorio, ma il vostro territorio. E quando mi si pose la domanda quali erano le motivazioni per cui noi come comune scegliamo l'unione delle terre di casa, la mia risposta è stata così semplice. Io non ho mai creduto che non ho fatto un'istituzione tra l'unione e l'altro, ma sicuramente ci accomuna tanti, tante storie, ci accomuna il territorio, ci accomuna l'agricoltura, ci accomuna il mare, ci accomuna quello che noi diciamo il diverso. Io mi chiamo il diverso, ma anche di fare politica, perché è importante questo, non essere arroccati, è una cosa importante. Io non sono politicamente nato ieri, cioè qualcuno di voi, mi mamma si ricorda di me negli anni più o meno 75, però pur non essendo so che oggi o tu entri in un sistema diverso o fai un mondo diverso o ti fai azione comune con differenza, il consenso non nasce solo perché noi siamo belli più degli altri, ma sicuramente nasce dalla capacità che noi mettiamo in campo. E voglio ritornare, e io ho sempre guardato positivamente questa unione delle terre siciliane e l'ho seguita, confesso che l'ho seguita nel nascere, quando è nata nel 2003, credo che ora il sindaco di Misalcone, del mio collega e nonché il mio compagno di Paolo Martino Maggio. Ce la vediamo anche sul nostro posto, poi a linea, vabbè, dico a Paolo, a me mi accomuna, vi posso dire, il Paolo. Oltre che tutto il percorso, ma noi, per non farlo lunga, voglio dirvi grazie, grazie di cuore, perché usciamo
da l'isolamento, e questo rappresenta un fatto storico per noi che usciamo dall'isolamento, ma anche per voi, perché in questo momento andiamo ad arricchire quella domanda che ormai tutte le legislazioni ci chiedono. Mi chiedo benissimo il Presidente Arturo Di Mare, che oggi o tu fai sistema o non ci sei, o noi proiettiamo tutto assieme il nostro futuro, oppure possiamo tirare a campare, come si suol dire. A me personalmente non mi piace tirare a campare. Io credo che noi dobbiamo fare un mito di voi siete maestri invece di dire l'altro, lo dico a nome di, lo faccio ringraziando solo Valendo per gli altri, ma voi siete maestri nel dare quell'input che è diversificare il territorio. Credo che voi non avete nulla da invidiare a la sciacca in breve, e sciacca vuole fare sistema da solo, possibilmente non riesce ad avere quel valore che noi possiamo dare. Per cui io saremo del lieto di parlare assieme, se anche di visitare il nostro paesaggio, del libro di dire al segretario, a dire a Cantone, che è amica d'infanzia e moglie di un carissimo amico mio, nonché vicino all'attuale, per cui dico, ci legano tante di quelle cose che mi arricchiscono tutti noi. E quindi ci si muove, non posso permettere invitarvi per il giorno 26, 4 e 6 a venire a visionare il nostro presente. E a venire a stare assieme, stiamo assieme. Io lo dico ai miei consiglieri che sono più giovani, io non ho fatto di diciamo differenza, io non per tutti gli altri sono giovani. Noi dobbiamo stare assieme, dobbiamo fare assieme. Io per questo me ne sono creato, non voglio aggiungere altro, possiamo fare dei bei discorsi, perché la sintesi del discorso è auguri, auguri, e viva l'eterna serata.